A Rimini è iniziata la 60ª edizione della fiera TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo che richiama dall'11 al 13 ottobre operatori provenienti da tutto il mondo, ma anche key player delle principali aziende del comparto. Presenti alla cerimonia di apertura il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi e il ministro del turismo Daniela Santanchè. Il 2023 è stato un anno buono per il turismo, non soltanto perché sono arrivati gli americani, perché abbiamo avuto un turismo più alto spendente e questo ha fatto sì che abbiamo un surplus nel bilancio sul turismo dei pagamenti di 2,3, che è molto importante, ma soprattutto perché c'è tanta voglia d'Italia nel mondo, tutti che facevano scenari catastrofici, invece vedrete che quando avremo anche i dati del secondo semestre, visto anche il tempo bello a settembre, ottobre, io credo che tutti insieme si è fatto un grande lavoro, soprattutto gli imprenditori, i lavoratori, perché lavorare nel settore del turismo è fatica. Un messaggio per l'apertura di questa fiera che è molto importante. Importantissima, che ci rende un po' più fieri di essere italiani, che è una delle fiere più importanti al mondo nel settore del turismo. Ho ringraziato tutti gli imprenditori, ringrazio tutte le regioni per il lavoro che fanno e dico agli italiani, siate un po' più orgogliosi di essere italiani, che è un grande aiuto per fare ancora meglio nel turismo, orgogliosi della propria appartenenza. La Regione Marche, con uno stand di 460 metri quadri, si è presentata in grande, predisposte oltre 60 postazioni per 7 comuni, inclusi i capoluoghi di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro, capitale della cultura 2024. Spazio anche per 59 aziende marchigiane operanti nel settore del turismo. Questa è una fiera particolarmente importante perché comunque ci rivolgiamo a chi interessa a noi, quindi abbiamo tantissimi tour operator e come vedete sono presenti tutte quante le regioni. Noi abbiamo fatto la scelta di avere un grande stand, uno stand di forte impatto, che si veda, che abbia una posizione molto molto buona, e abbiamo inserito anche un'area talk, perché per dare la possibilità a tutte le nostre istituzioni, ma anche ai nostri tour operator, diciamo così, di poter presentare i loro progetti di promozione e di valorizzazione del territorio. Diversi talk interessanti nello stand della Regione Marche. Per l'occasione l'assessore al turismo Etienne Lucarelli ha presentato Fanno Città di Vitruvio. Legata alla visit card partirà il progetto Fanno Città di Vitruvio, un progetto che prevede una serie di contenuti multimediali per conoscere tutte le bellezze della nostra città. 35 siti culturali all'aperto oppure musei al chiuso, dei quali ci sarà un contenuto multimediale che racconterà quel sito. Non sarà ovviamente soltanto il contenuto digitale, ma con la card ci sarà la possibilità di una guida abilitata che il sabato e la domenica sarà a disposizione per portare tutti i visitatori in visita alla città, la bellezza degli scavi appena ritrovati di quella che potrebbe essere la Basilica di Vitruvio, la bellezza degli scavi archeologici di Sant'Agostino, delle opere d'arte che sono racchiuse nella nostra città, la bellezza del barocco. Insomma, se tutto questo lo uniamo al turismo balneare, che oggi è quello che traina di più, e riusciamo a destagionalizzare, ecco, questa crediamo sia la chiave di volta per far crescere il turismo. Ecco perché oggi siamo qua, perché dobbiamo far conoscere a tutti i tour operator quelle che sono le nostre idee, quello che sono i nostri progetti, e così far crescere il turismo nella nostra città.